Buon pomeriggio, mi sistemo. Hello, buona domenica, ben ritrovati, come va? Come va? Settimana strapiena, no? Piena, strapiena, un sacco di roba, volume nelle orecchie a livelli improbabilissimi. Aspetta un secondo, ok, molto meglio. Buon pomeriggio! Benvenuti, ben ritrovati. Dobbiamo finirlo sto gioco, dobbiamo finirlo. Ho addosso l'ansia del dobbiamo finirlo. Dobbiamo riuscire a finirlo tra oggi, domani e dopodomani. Ce la faremo. Ce la faremo. Allora, al volo. Mi recupero. Da dove, da dove, da dove? Da qui. Va Lili che si iscrive per il sesto mese, grazie mille. Abosh89 che si iscrive per il 18esimo, grazie anche a te. Sedeppi Alex che si iscrive per l'ottavo, altrettanto grazie. Alessia La Conca che si iscrive per il quinto mese, grazie. Nox El Gino Kami che si iscrive per il 16esimo, grazie mille. Yuta Flame che si iscrive per il nono mese, grazie. Arven94 che si iscrive per il 15esimo, grazie mille. Bob Kelso 30 centimetri che si iscrive per il nono e ci scrive Super Mega Love per avervi finalmente incontrato a Lucca dopo anni che vi seguo, siete fantastici, ma dai. Ovviamente Team Chiara, Team Foto con Leulu, React vi siamo. Beh, quelli erano, sono stati dei grandi. Quanto è difficile scrivere video lunghi? Ragazzi, quanto è difficile scrivere video lunghi? Ma lunghi! Ah, io vi dico soltanto che ci sono stati un po' di minuti in più rispetto al solito in pre-live, perché qualcuno scrive, non guarda l'ora. E poi mi fa, lo leggi prima di andare in live? E io ho detto, boh, va bene, proviamo. Abbiamo fatto partire il pre-live senza mettere cronometri perché tanto non era fattibile. A 7 minuti e 40 di pre-live, ragazzi, io ho visto la barra di scorrimento di questo documento che non era arrivata neanche a un quarto. Ok? E lì abbiamo detto, beh dai, no, non è fattibile. Tenervi a aspettare la live per 40 minuti totali non era fattibile, quindi lo leggo dopo. Però insomma, sì, mannaggia chi scrive video lunghi. Allora, intanto, grazie a Bob. Poi, 24bit si iscrive per il quinto mese, grazie mille. XX de Madara XX si iscrive per il secondo, scrive Hype per spada e scudo, giustissimo, grazie. Gloil 17 si iscrive per il quindicesimo mese, grazie mille. E Carneli, mentre si spegne tutto, si scrive per il sesto mese, scrive ciao Chiara, longa te, ma grazie. Sono già passati 6 mesi, grazie per tutto il lavoro e la compagnia che ci fate, te sai dove si ama. Oh, è sempre un piacere. E anche Fabio Pigliamosche si iscrive per il 21esimo mese, grazie mille. Video lunghi su cosa? Ma ragazzi, sul tempo. Milano c'è un tempo molto variabile, quindi bisogna. Che sarà secondo voi? Via. Posso leggerlo in live con voi, sicuro Ferdi, assolutamente, sarà sicuramente la cosa da fare leggerlo in live. Vabbè, sulla nebbia quindi, esatto, un video sulla nebbia. Intanto Kamikaze Monsoon si iscrive per il sesto mese, grazie mille. Tra l'altro, comunicazione di servizio che poi vi ricorderà anche stasera Francesco. Abbiamo deciso di cambiare le modalità di ingresso nel gruppo Telegram. Di conseguenza, per tutti quanti i nuovi abbonati che si iscriveranno a partire da oggi, correggimi se sbaglio, ma a partire da oggi, sarà necessario arrivare ad ottenere la icona viola qui su Twitch, quindi il terzo mese, il che non significa necessariamente. Devi pagare per forza, cioè tranquillamente 3 mesi di Prime sono gratuiti e valgono esattamente allo stesso modo perché ci sono stati un po' di tumulti interni, ecco, nel gruppo Telegram e di conseguenza per assicurarci che il gruppo rimanga quanto più tranquillo possibile ci siamo trovati in obbligo a mettere un qualche tipo di requisito di ingresso, ecco. E quindi abbiamo trovato che il requisito di costanza nel seguire il canale fosse il migliore da utilizzare, anziché fare cose come distinguere tra chi ha un abbonamento di un tipo o di un altro, che non sarebbe stato corretto. E volevo dire qualche altra cosa.
Ah sì, costanza, che però non significa se devono essere 3 mesi di seguito, possono essere 3 mesi anche spalmati nel giro di un anno, sono sempre 3 mesi. Quindi, ecco, valgono uguale. Neanche per i gift, giusto? Il gift è il primo di 3 mesi necessari. Quindi comunque un mese regalato vale per avere innanzitutto tutte quante le altre reward. Quindi il poter skippare la pubblicità, il poter usare le faccine, il poter partecipare ai ride con noi. Non i ride nel senso da questo canale a un altro quando finisce la live. I ride su Spada e Scudo. Siccome lo giocheremo in live, non so se avete visto la programmazione su Facebook, ma se siete qui immagino sì. A partire da lunedì 18 saremo in live per giocare tutti quanti insieme a Spada e Scudo. E non partiamo al day one, perché il day one, bontà di TPCI che capisce sempre tutto, c'è l'internazionale di San Paolo, quindi streameremo quello. Una volta finito l'internazionale inizierà il let's play, che non sarà una blind run. Quindi non è una blind, ragazzi, non è una blind run. E dice no. Ok. Volevi la blind run, sai, Doni? Sì. E non è una, mi dispiace, ho deciso io, colpa mia. E dicevo, che dicevo? Ecco, ci sono i ride su Spada e Scudo, vanno fatti in 4, noi siamo 2, a 4 non ci arriviamo, anche con buona pace del gatto. Quindi siccome ci servono altre 2 persone, ho detto gatto, ho sentito rumori molesti, dicevo ci servono altre 2 persone, vogliamo che queste 2 persone siano tra i subbini. Per partecipare ai ride con noi non sarà necessario essere subbini da 3 mesi, basterà essere subbini anche da 5 minuti prima, potete comunque partecipare ai ride. L'unica cosa che appunto ha questo requisito d'ingresso dei 3 mesi è il gruppo Telegram. Allora, intanto io mi recupero. Cuzilla che si iscrive per il 22esimo mese e scrive: buonasera Chiara e Francesco, manca poco ai 2 anni di sub ed è stato davvero un piacere essere stato un vostro moderatore. Per i 2 anni voglio preparare una sorpresa, però ora vi auguro buona live, ciao belli, vado a fare la spesa. Il post game di Sole e Luna, scusi, fatto tu, grazie! Carissimo, un bacione. E poi Vale d'Oro ci fa una donazione e scrive: buon pomeriggio Chiara, finalmente nuova in live, ci manca, manca pochissimo, non ci sono nuovi giochi, poco, ma live a 1000, ma che bello. Bello, bello. Idol Mew si iscrive per il 3° mese, scrive: ieri 3 mesi e non so che dire. Va bene, uguale. Double G si iscrive per la prima volta, quindi benvenuto. Messi J si iscrive per il 2° mese, grazie mille, qui si spegne di nuovo tutto. Genio 282 si iscrive per la prima volta, benvenuto anche a te. Lex Sunset si iscrive per il 16° mese, scrive: dopo più di una settimana riesco a condividere il mio resub. Buona live, Chiara, ma grazie. E poi Angelo si scrive per il 5° mese e scrive: non vedo l'ora di poter raidare tutti insieme. Bacini a voi e bacini anche a te. Allora. Dov'ero? Era Cold Ferdi. Cold Ferdi, chi è Cold Ferdi? Non ti conosco. Si abbona per il 13° mese e scrive: Twitch mi fa rifare il messaggio, non so perché. Ne approfitto perché è la iniziativa di provare i nuovi sondaggi di Twitch. Va bene. Allora, la prima occasione possibile facciamo una poll tramite nuovi sondaggi. E intanto grazie del resub. E Pit Crossing si scrive per il 2° mese, grazie mille anche a te. E anche Diego Manetti si scrive per il 2° mese e scrive: l'avevo promesso che tornavo appena possibile, ma grazie. Mentre Sick Bega si abbona per il 2° mese anche lui, grazie mille. Allora, Twitch alle poll svolta, sì. Ennesima dimostrazione di Twitch Major YouTube, qua mi si parla di live. Dunque, ragazzi, siamo a metà di un ride. Siamo a metà di un ride. E non mi ricordo un cazzo. Ma siamo all'inizio del ride, giustamente. Allora. Come si apre? Dovete capire che io ho un grosso problema con i videogiochi. Mentre Davide Fioretto ci fa una donazione, scrive: ciao Chiara, mentre discutevo sul gruppo, uno che poi è stato escluso ha spoilerato su un Pokémon che non ci sarà nei giochi. Non è grave, ma mi ha dato molto fastidio. Scudo mi arriverà giovedì mattina e sarò in negozio. Finché non arriva, non vedo l'ora. Lo so, la gente che spoilera. Ciao. Boh. Cosa ridi? Ciao.
c'ha, ecco, c'ha e basta, diciamo così, vabbè. Grazie comunque per la donazione. E anche Tici ci fa una donazione, scrive: Chiara e Saido, buona live, vi lascio una donazione per festeggiare la notizia che finalmente ho trovato casa a Torino, ma che bello! Saido forse ha seguito di più la mia odissea, ma in ogni caso vi ringrazio perché mi avete supportato in questo brutto periodo. Sono un sacco contenta. Posso adesso capire anche io la pesantezza di non riuscire a trovare casa. E mamma mia, è veramente, veramente brutto, quindi sono davvero molto contenta che ti, insomma, che sia riuscito a trovare casa. Mark TRF intanto si scrive per il 16° mese, grazie mille. Allora, dicevo, io ho problemi con i giochi. I problemi sono che se gioco a un gioco e poi gioco a un altro gioco e poi torno al gioco di prima, non mi ricordo più un cazzo dei comandi, ma zero, ma totale. Cioè, ho giocato negli ultimi 2 giorni in maniera abbastanza intensiva a Luigi's Mansion, che mi è piaciuto un botto. Non l'ho ancora finito, lo sto finendo, fighissimo. Non mi ricordo più come si usa Link. Come, ecco, a posto. Mannaggia! Mappa. Dunque, questo posto ha 4 piani, vero? Questi qui diceva che dobbiamo prenderli cascandoci sopra dall'alto. Qui c'è una colonna. Che non abbiamo buttato giù. Ah no, qui c'è il... come si chiama? Il cristallo. Ok. Facciamo un giro di... non mi ricordo niente. Ragazzi, non mi ricordo più niente di questo gioco. È atroce. Come fa? Come fa? Allora, vediamo qua. Intanto, Adrianix si iscrive per il 6° mese e scrive: dopo tanto tempo sono tornato, spero di essere più continuo stavolta. Grazie mille. Link spoilerà la spada e lo scudo, giusto. Oh mannaggia. Dai, dimmi che hai perso. Ah già, è vero, non perdi lo scudo perché è quello figo. Ah! Troppa roba tutta insieme. Ora. Con Y si lamentoso, con X lo cerco baleno. Esatto. Sono esattamente in quel mood lì. Ti assicuro. Intanto Prof Bigna si iscrive per il 3° mese. Grazie mille. Dove siamo nella mappa? Siamo qua. Quindi di qua c'è l'altra parte. Fantastico. E non abbiamo lasciato indietro niente. Di qui si arriva a una scala e si va al piano di sopra. E teoricamente io non posso fare altro in questo piano. O sì? Vediamo un attimo. No, perché posso andare di qua. Di qua cosa c'è? Di qua non c'è niente perché ci sono questi. E c'è un'altra scala. Quindi ok, ora salgo su da lì e sono a posto. No! Che burdello. Prendiamo queste scale. Passetto alla volta. Intanto Ameti970 si iscrive per il 5° mese, scrive: testino da giornalista preso, tesi in corso, rinnovo fatto, direi tutto regolare. Grazie mille. Ok, siamo al piano 1. Alex Lasso regala intanto 5 sub, ma che bello, grazie mille. I fortunati sono Mefi96, Regio01, Pavillo, Hector Folks e Metal Cape. Grazie mille per questa babbolata lanza. Pavillo e Hector Folks possono entrare nel gruppo. Esatto. Pavillo e Hector Folks adesso sono a pieno titolo dentro il gruppo Telegram. E Fizz poi fa una donazione e scrive: doniamo per festeggiare, alla fine ho trovato casa e ho le chiavi, quindi trasloco. Ringrazio entrambi per non esservi fatti i cazzi. Mi si vuole bene di più a Chiara, però. Un bacione, caro, sono tanto contenta. Che bello.
Come si fa per i due partecipanti al ride? Che prima arriva meglio alloggia? Abbiamo delle idee. Non ne parleremo adesso, ma abbiamo delle idee, ragazzi. Abbiate fiducia in noi. Credete in noi che crediamo in voi. Era così, no? Allora, qui c'è ancora una colonna da buttare giù. Mi sono dimenticata di togliere il segnalino. Boh, esploriamo sta zona. Dunque, qui sotto non ci posso andare, perché non c'è spazio. Intanto Kuro qua mi ci fa una donazione, scrive: buon pomeriggio, scusami l'off topic, ma non ho altri momenti disponibili per chiedervi questa cosa. Potrei fare una domanda assai relativa a Let's Go Eevee? No, mi dispiace. Sta lavorando in questo momento, quindi magari prova a chiederglielo stasera. Stasera mentre è in live su Colosseum, anche se sei su Colosseum, ti può rispondere. Che credeva renessi che al mercato mio padre comprò. Sì, esatto. E intanto Valtasar Life si scrive per il primo mese. Allora, benvenuto! Dunque, qui c'è la palla malefica. Intanto andiamo di qua. Andiamo di qua. E Lucas 1999 si scrive per il primo mese. Benvenuto anche a te. Mentre io sto cercando disperatamente di orientarmi e non ci riesco, ragazzi. Non essere riusciti a fare questo dungeon tutto quanto d'un colpo è stato proprio... Che ci fosse lì, levo un cacchio. Cambia niente. Ma lo posso rimettere ora che ho messo via questo? O non c'entra più? Andiamo a mettere per forza prima. No. Te giri così, quindi da qui ci arrivi? No. Da qui? Ok, c'è un cazzo. Allora, è folle, lo vedo che è folle, ragazzi. Dunque, io sono arrivata da qua e potevo andare solo di qua. Teoricamente posso arrivare qui. Da qui. E posso arrivare qui e cambiare il cristallo e posso vedere che cosa cambia qua in teoria, giusto? Questa parte l'ho già fatta tutta, però non mi ricordo meglio. Ah, posso prendere la palla. La palla come la prendo la palla per portarla qua? Che strada gli facciamo fare? Teoria questa. Beh sì. Allora, palla. Palla. Un po' più vicina avrei apprezzato. Ora leggo subito. Un secondo, perché se no mi dimentico quello che voglio fare. Dunque. Veloce. Un po' più vicino a Flox. Cioè, non c'è bisogno che arriva fino lì in culo. Forse da qui è più comodo. Proviamo. Dai. Al pelo. Allora, adesso io me ne vado, fuggio, fuggissimo. Dicevo fuggissimo, poi vengo qua. E posso lanciare la palla. Oltre quelli mi sa di no. Però la posso lanciare qua. E di qua che c'è? Da loro. Però posso passare di qua e lanciarla qui, più easy. Adesso vengo di qua. E però lì come cazzo ci arrivo? Io non li posso saltare quegli ostacoli, vero? Ma no, il cazzo.
Anda sotto. Ci arrivo da sotto. O ci arrivo da qua. Più probabilmente ci arrivo da qua. Che gran bordellone. Allora, intanto si sposta l'ostacolo marrone. Quale? Perché se ne sposta nessuno. Intanto mi recupero. Luca mi ha lasciato la trave, si scrive per la prima volta, non mi ricordo se l'avevo letto in caso, grazie mille. E benvenuto. Frino Walker che si scrive per l'ottavo mese, scrive: ciao ragazzi, sono i mega hype per Swash, per le vostre live vi si ama. Oh, che bello, grazie mille. E Skylis 172 che si scrive per il secondo mese. Grazie mille. Allora. Proviamo a esplorare. Io non ho la più pallida idea di come fare ad arrivare di là. Di qua non ci arrivo. Perché di qua c'è il cristallo. Però in teoria se io lo tolgo. Però no, aspetta. Se io non lo tolgo, torno indietro. Posso andare? No, sono sbagliato. Tasto. Sbagliato tasto. E. Ma fa culo. Mi dimentico sempre che possono muoversi in più direzioni. Dicevo, io adesso non l'ho tolto. E tanto comunque volevo arrivare in questa zona qui. Posso passare di qua. Passando di qua, io teoricamente posso salire qui sopra e scendere per i fatti miei. Qua c'è qualcosa. No, posso scendere per i fatti miei qui senza toccare niente. E sì, ciao. Ah, che barba. Le palle. Ma si doveva bloccare proprio lì. Oh, fantastico. E adesso no. Per uno. Ciao. Io arrivo lì. C'è pavimento pazzo. Oh, sì, che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Bellissimo! Che bellissimo! Era l'ultima. Sì! Mamma mia. Ok. Fichissimo. Fichissimo. Allora, che volevo fare? La mappa. Qui non c'è più la colonna. Marvelous. Quindi in teoria in questo piano abbiamo finito. In teoria io posso cercare le scale che salgono, che sono queste. Queste. E qui abbiamo finito. Non manca nient'altro. Possiamo salire. Sarebbe stato più semplice usare terremoto con Dutrio. Sì, sì. Complicatissimo questo, più che altro perché non ero riuscita. Stavo accanto a me, si muove. Ah beh sì, solo da qua però. Fichissimo. Cioè non facendolo tutto quanto di un fiato è un bordello. Intanto Skylis 172 si scrive per il secondo mese, ma l'avevo già letto, ma grazie comunque di nuovo. Kazukimi si scrive per il primo mese, quindi benvenuto o benvenuta, grazie mille. E Kanox ci fa una donazione e scrive: buonasera, sono in hype di Swashy mentre evito spoiler sulla trama in stile Matrix. Madonna, posso immaginare. Approfitto della donazione per ricordare un momento epico di Lucca. Quando al momento della foto con te side abbiamo chiesto lui di farla a noi con te. I bubi, vi bubi anche io ragazzi.
È sempre bello quando succede. Mamma, sto a cascare giù. Allora, le scale. Perché sto andando? Sì, sto andando giusto. Sto andando giusto. Io non tocco i cristalli perché così ci posso arrivare. Ma prima o poi capirò per quale motivo ti permettono di prendere in mano i cosi. No, no, no. Allora. E non posso neanche fare il giro al contrario perché la porta da cui venivo va in un senso solo. Giù di qua c'è il cristallo. Però se io adesso lo... Non arrivo più lì. Va bene. No. No, allora. Devo passare di qua. No, perché... Ah, perché ti muovi solo da sotto, giusto. Devo passare di qua. Poi passare di qua. E... Non è vero un cazzo. Maledizione. 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 Cazzo di strada ho fatto prima, non me la ricordo più. Sono caduta! Già, prima sono caduta. Ecco come cazzo ho fatto, sono caduta. Giusto. E... Fanculo. Ci stavo impazzendo e non stavo pensando alla cosa più ovvia, sono caduta. Quindi, da qui, questi evito di farli perché l'altra volta li ho fatti 20 miliardi di volte, ogni volta respawnano. Ora posso prendere le scale. Ah, non è che li prendi in mano, sono loro che ti si attaccano addosso. Ok. Intanto... Red Silver si scrive per 9 mesi. Grazie mille. Allora, tutto sto bordello per non attivare il cristallo perché volevo vedere che cosa, cioè come era la situazione senza toccare i cristalli e questo è il risultato. Ottimo. GG. Amen. Mia dal cazzo. Allora. Allora, giù di qua c'è roba che mi serve, mi ricordo più. Mica. No, niente. Quindi io mo faccio questo. Dopo che ho fatto questo, come cazzo ci arrivo lì? Dopo che ho fatto questo, ok, ci arrivo perché c'è un cristallo qua. No, non è vero. No, lo devo riattivare da qua. Se no, lì non ci arrivo. Ok, allora, ok, ci sono. Io adesso casco, riprendo le scale, torno su. Ci fossero i danni da caduta in questo dungeon, penso che sarebbe infattibile. Allora, io vengo qua, salgo, adesso l'accesso accanto a questo scrigno qui è a posto, ma io faccio così e posso salire. Fantastico. Allora, è complicatissimo, ragazzi. Allora, Danex Alex scrive per il 18° mese, grazie mille. Cioè non è complicato, è da imparare a memoria. E quindi, avendo perso tutto quello che potevo aver imparato durante l'altra live, perché sto praticamente ricominciando da capo. No, io volevo la rupia.
Posso colpire anche questo bestio? Manca solo lui. Allora, intanto, Baltasar Live ha regalato una subbilancia che finisce a Alex44. Ale, grazie mille. Parli prima di un bordello, però dai. Dai, 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 ce la possiamo fare. Oh, piano nuovo! Dove c'è il posto? Dai, piano totalmente nuovo, questa cosa mi rincuora. What? Poverino. Era simpatichino. No, non mi ha niente visto dove. Dai. Ce l'ho fatta. Vabbè che per un quarto di cuore. Mi stava già cominciando a dannare perché non sapevo come andare avanti, ma così. E poi da qui si torna indietro. Easy. Fichissimo. Qui c'è la chiave per il boss che non ce l'ho. Oddio. Ah già, ora c'ho lo scudo. Ora c'ho lo scudo. Chiudo. Te lo rifletto indietro. Come li ho presi di rimbalzo in maniera totalmente casuale. Totalmente casuale. Intanto Deco undicesimo si iscrive per il decimo mese, scrive buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio a te. Qui non ci sono posti da bombare, vero? Posticini nascosti, no, fantastico. Di lì si scende. Ah no, è questo passaggino qua, ok. No. L'ho preso attraverso la porta, che fico. Ah, e lì però serve una chiave. Oh, mannaggia, non stavo guardando. Bene, sai. Lì serve una chiave. Come fa la chiave? Non la prendo la chiave. Non la prendo da qua. Ci sarà quindi il resto di questo piano da fare. Di qua. Che era questo? Ok. Ok, quindi ora proviamo ad andare di qua. Seguiamo il flow. Ma te chi sei? Ehi, non è rottolo, che c'è? Vuoi fare a botte? Ma ok. Fatti sotto se ne hai il coraggio allora. Ragazzi, datevi una bella lezione. Fatti sotto e poi fai combattere gli altri, ma dai. Cosa fate voi? Ok. Ma è tutto qui quello che sai fare? Ah. Huh. Finché almeno uno dei miei amichetti si salva, posso sempre chiamarne altri e dare manforte. Guarda qui. Oh mannaggia, io come li prendo? Non ho compreso, devo solo spammare gli attacchi, banalmente. Li metto quindi nell'angolino. No! Uno non è arrivato. Mentre sono qui non li posso prendere. Merda. Perso primissimo. No! No! Riproviamoci.
Vamo, gravamo. No, perché? Come fanno ad entrare nell'unico punto cieco che ha questa spadata a 360 gradi? Non so. Al centro, o meglio. Ho paura che al centro. Ah, fa culo. Ho paura che al centro poi mi prendano di spalle. Merda. L'attacco caricato! L'attacco caricato! No! Perché? No, è questa la soluzione, dai, attacco caricato. Vai. Ma perché? Com'è che non faccio in tempo? Maledizione! Perché sto uccidendo? Niente, quello di spalle non lo vedo. Non ho abbastanza riflessi per fare questa cosa. Sto facendo peggio di prima. Se mi arrivano di spalle non ce la faccio proprio. Oh, fantastico. Hai picchiato i miei migliori amici. Te la farò pagare e ricordatelo. Ok. Ah, ok, qui c'è il teleport all'ingresso. Fico. Ok, questo. Ok, e qui c'è il cristallo che mi serviva. Meraviglioso. Voro 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 voro. Quindi andiamo di qua. E però come cazzo ci arrivo? Allora. E devo arrivare qua. Per arrivare qua mi servono i cristalli come stavano prima, perché sennò bloccano questo accesso. Ma questo è scrigno? Allora. Tra l'altro, c'è una chiave che non ho preso. Non ci ho mica fatto caso. Dunque. Però il problema dei cristalli rimane, tra l'altro. Cazzo. Vabbè, intanto cerchiamo di capire questa cosa. Ah, sarà con questi blocchi, dovrò metterli qui vicino. No, erano già centrati e simmetrici, quindi non mi sembra abbia molto senso. Qui ci sono due blocchi, magari devo avvicinarli fra di loro, perché di sotto erano vicini nella pedana. Però, ok, abbiamo la chiave, ma come cazzo ci arrivo? Ah, però no, prima aspetta. Ah, merda, ho fatto i conti a caso. Perché in realtà ci arrivavo
La chiave ci arrivava anche senza bisogno. Oppure potrei andare a prendere il cristallo e poi usare il teleport. Magari. Oppure intanto apro. E vediamo che succede. Perché c'era tanta roba dietro la porta del boss. Che cazzo c'è un blocco qua e basta? Che senso ha? Vediamo. No. Ma perché entri proprio dentro? Quanto sono bastarde ste palle qui, non le sopporto. Ma quindi la chiave che volevo prendere non serve, cioè. Non me ne faccio un cazzo, era questa la zona a cui volevo arrivare con la chiave, quindi non serve a nulla. Mumble, molto mumble, andiamo avanti. I boss finali sono i Goomba, sì. Mi sono tolta. Non ridi più ora, eh. Aveva già cominciato a girare. Allora. No, penso di essere abbastanza lontano, maledetto. Eh no, mi sa che in teoria andava fatta così e basta. Vabbè, intanto facciamo anche questa stanza e poi vediamo. Vieni qua. Però sono tutti e due bianchi. Sono tutte e due bianche le mattonelle. Non erano una bianca e una nera una volta. Intanto. E come andrai? Così va bene. Boh, che culo. Non ti porto subito dal boss. Eh no, sto immaginando. Piripipiripipi. Ah, già. Che fastidio. E quindi? E mo? E adesso mi sta mancando qualcosa di fondamentale. Io a quella zona come ci arrivo? Scale che salgono dove sono? Sono lì, ma non ci posso arrivare. Scrigni al piano terra. What? Really? Allora, vediamo un po'. Shortcut. C'erano gli scrigni. Già! Quegli scrigni! Già. Merda. Allora. No, da qui non ci posso. Che burgello. Ci salgo da qui dove vado? È impossibile da imparare questo posto. Cioè è proprio totalmente oltre le mie capacità di memorizzazione. Ma totalmente. Allora da qui ci arrivo sopra, sì.
Io mo arrivo sopra. Porco cane. Porco cane. Intanto Mondorius, si iscrive per il sesto mese, scrive: toccate fuga per rinnovare attorno al mio rifugio anti spoiler. Addio, grazie mille, buona resistenza. Fabione 2690 si iscrive per il secondo mese, grazie mille. Daddy Spyro si iscrive per il primo mese, benvenuto. E Wild Striker si iscrive per l'undicesimo mese e scrive: rinnovo e scappo per non spoilerarmi nulla. Buona continuazione, Chiara, grazie mille anche a te. Una bomba sotto per attivarlo. Chi, cosa, dove? Cioè posso lanciare una bomba? Effettivamente ha un sacco senso sta cosa. Però come lo becco? No, mi rompere il cazzo tu. Levati dalle palle! Madonna! Ti sposti! Dio! Ora mi esplode anche la bomba in mano. Boh, geniale cazzo sta cosa! Ci ho minimamente pensato. Bene, ora. Ma questo... No, aspetta, ho fatto per niente, perché questo è l'unico buco. Quindi non posso cadere da qui, devo cadere al piano sotto. Aiuto! Teoricamente questi buchi qua vanno bene. Non ti infilare di nuovo lì. Oh, bravo. Allora, se io casco da qua, no? In teoria arrivo nella camminata super segreta, fantastica. Piri, 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 piri. Kirby. E però l'altro come ci arrivo? Dov'è l'altro buco? Oh, così cambio piano. Oh, cacchio, l'ho visto ora per la prima volta. Dunque, qui c'è un cristallo, ma c'è anche un buco. Eccolo là. Allora, risegniamoci il cristallo. Dobbiamo andare lì. E quella è la scala che si prende qua. Quindi. E da qui. Non romper le palle. Il Kirby, esatto. Già. Già. Vabbè. Boh, raga, mi faccio male. Muoio qua. Cristallo, da qua lo becco? Ma nella vita. Da dove c'è il teleport? Lo becco più agilmente? Probabilmente sì. Sì, lo becco con la bomba. Quindi prendiamo il teleport. Prendiamo il teleport. Andiamo al terzo piano. Scendiamo al secondo. Mamma mia! Che burdelo. Torniamo all'ingresso, cioè all'inizio di questo piano dove ci sono le scale qua. Scendiamo. Facciamo il cristallo con il metodo bomba.
fichissimo. Prima ci arriviamo di culo questo. Ora non devo dimenticarmi quello che volevo fare, perché sennò è la fine. Io volevo andare di qua. Di qua non ci posso andare, ovviamente. Quindi sarebbe stato troppo semplice. Poi questa cosa che respawnano i nemici ogni singola volta che rientri nella stanza distrae ancora di più. Dunque. E vado di qua. Mannaggia, chi dico io. Ora salgo. Posso venire di qua e cadere. E ci siamo levati anche sto scrigno. E suppongo sia la chiave che ci manca. Però una volta trovata sta chiave, cazzo ce la facciamo? Cioè il punto è, come si va avanti? Mi sta sfuggendo il modo in cui dovremmo andare avanti. Mi conviene. Mi conviene il teleport. Prendiamo il teleport. Effettivamente potevo anche fare molto avanti la strada comodamente lì sopra, ma vabbè. Ah, sarei scesa qui comunque. Non cambia cazzo. Mi ricordo che ho un rampino. Che ci fa col rampino? Cioè, quello che ho visto finora comunque sono zone in cui non posso salire perché sono troppo in alto. Allora, vediamo un attimino, magari mi sto sbagliando, magari, non lo so, si possono muovere i blocchi qui, ma non penso. Poi comunque è chiuso. Oh. Non faccio un cazzo delle emozioni. Vabbè, mi sa che questo serve per uscire in realtà da lì. E cioè mo vado a mettere sta chiave. Cacchio, ho risolto. Ma poi lì sopra perché c'è un blocco? Oh Gesù. Vabbè. Facciamo dentro. Questa è una scala che va dove? Ah, da nessuna parte, va sempre qua, giusto. E l'abbiamo vista tutta. Abbiamo vista tutta, tranne questa zona qua. Il rampino va in alto. Mi annoia. Mai usato il rampino per salire. E quindi. Ma dai, non l'avevo visto. Per quello c'è un blocco. Perché per tornare indietro, fanculo, era estremamente più semplice. L'ennesima volta mi faccio problemi che non esistono. Bene, quindi c'è il boss ora. È finito. Che bello. Era claustrofobico questo posto. Pepe, questa volta non sarò clemente, ma manco io, guarda. Ti farò rimpiangere di essere nato in guardia Nanerottolo. Sì, sì. Mi fai finire di salire? Cioè, le buone maniere? Almeno. Malvatrosso. Ok.
Intanto. No! Ah, mi fai cascare giù. Vabbè. Ma quante ne hai? Niente. Sì, però il punto è come... No, mi ha colpito in testa. Come lo colpisco quello? Non posso alzare lo scudo, vero? Non voglio alzarlo sopra la testa, eh? Ho come l'impressione che finché non salgo non terrà l'impunto. Non ci riesco. Aiuto! Allora, ho un arco. Teoricamente la cosa migliore. Proviamo l'arco. Dai. No! Via. No! No, perché ho pensato che saltare mi avrebbe fatto salire più velocemente! Magari se provo a saltare... Ma no, da che cazzo ho rigirato quello scudo? Tirargli frecce in alto, vero? Oh, ok, questo si countera così. Ottimo. Vabbè. Questo. Quando mi prendono di cappello è bruttissimo. Dai, arriva. No. Non è una freccia in su, gliela posso lanciare. Forse la uso più safe. No, troppo tardi. E naturalmente quando salto non sono coperta dallo scudo, quindi mi prendo le piume in faccia. Ok, quando si avvicina meglio la spada. Via, 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 via. Okay. Non sono stato abbastanza veloce. Ok. Fasa. Non ce la faccio più. Sappi che anche tu smanierai semplicemente sveglierà. Io e te in fondo siamo la stessa cosa, fugaci visioni oniriche. Beh, no? Ok, abbiamo fatto. Fichissimo. Che bello. Ha ottenuto un portacuore. Yeah. E dunque andiamo a recuperare lo strumento. Andiamo a uccidere tutti quanti nell'isola di Corin. Quindi vediamo un po' la pianola. Pensavo ci desse il suo flauto. L'organo del Vespro. Abbiamo 6 cuori adesso. Intanto Danox si iscrive per il secondo mese, grazie mille. Caffeine for ci fa una donazione e scrive: grazie per le due chiacchiere a Luca, Luca Comics, l'ho apprezzato molto, sono quello che prende scudo, un saluto a Side e buon stream, grazie mille. L'ocarina va dove ti conduce il suono dell'ocarina, quindi la dobbiamo suonare? Suoniamo il mambo e vediamo dove ci porta. No, ma con il mambo scegliamo noi, o dobbiamo andare dove abbiamo preso l'ocarina? Ok,
che è il tempio iniziale. O dobbiamo andare tutto quanto di là. Ma vediamo. Allora, intanto, cos'è questo? Una decorazione. Intanto noi siamo qua, c'è da finire tutta quanta questa parte, quindi andiamo di là. Nel dubbio whatsappiamo nonno Grira, giusto. C'è anche tutta questa parte qui che non abbiamo fatto comunque. Ci ho messo la chiave. Ah, ci ho messo la chiave già. Boh, raga, lo dicevo, mi voleva proprio... Che non va più. Ma qui scendo? Oh, scendo. Poi me ne pento, non torno più su. Però si scende. Si scende di qua. Ma si viene alle spalle in questo modo. Ma che modo di fare. I pipistrelli maleducati. Allora. Vai di qua. E il pollo a boh. Pollo è sparito. Totally sparito. Visto che manca un solo strumento, ce la facciamo entro l'uscita. Beh, l'obiettivo è quello. Ma io penso di sì. Pollo mangiato. Chi è che ha mangiato il pollo? Allora, quindi adesso facciamo tutta la parte che l'altra volta stavo continuando a fare nonostante non fosse il momento. Quindi saliamo da qua. Di qua sopra non c'era niente. Qua ci siamo entrati, sì. Sì, qua ci siamo entrati. Mi faccio un giro lo stesso, che non si sa mai. Ma ci siamo entrati. Sono abbastanza sicura che ci siamo entrati. Col pollo, sì, sì. Sì, sì, qua ci siamo entrati col pollo. Fantastico. Intanto, Balgaloe si iscrive per il sesto mese e ci scrive un cuoricino anche a te. Stavo cercando di leggere mentre andavo avanti senza guardare, non riuscivo a fare bene nessuna delle due cose. Allora... anche qui ci siamo andati col pollo. Sì, 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 anche qua ci siamo andati. Fantastico. Quindi senza più rimpianti possiamo andare di là. Ma voi rispawnate in quanto? 5 secondi. Rampino di fiducia. Oh! Minchia, ci credo. Però sei esattamente nella zona di rampino. Plox, spostati. Dei brutti mostracci mi hanno preso e mi hanno lasciata qua su. Come faccio adesso? Ho troppa paura di cadere. E beh, ti devi spostare, cioè ti rampino, se no. No, ti passo accanto. Addirittura! Guarda che eroe. Ti volevo chiedere una cosa, Long. Ecco, io non so come dire, ma... Marin! Tarin? Scusa, ma devo andare... Ma Tarin è il padre o è il marito? È importante. Quante conchiglie? Boh. Hello? Ah no, c'è ancora il gufo.
La canzone che quella fanciulla stava cantando al cospetto dell'uovo è la ballata del pesce vento. Si tratta della melodia che annuncia l'ora del risveglio. Quindi Marin stava davvero cercando di risvegliare il pesce vento? Il prossimo strumento è la rocca tartaruga sulla parte occidentale delle montagne. Soffia vita nella roccia a forma di tartaruga e mostra il tuo coraggio. Il pesce vento ti attende, babini. Ma... dovrebbe esserci un teleportino in questa zona, se non ricordo male. Quindi io direi di attivarlo. E dopo che l'abbiamo attivato, di andare a vedere le conchiglie e anche di fare la parte opzionale, questa qua. Perché così questo ce lo teniamo pulito. Cioè magari arriviamo all'ingresso del dungeon, ma non lo iniziamo, lo iniziamo domani, così evitiamo di fare l'altra volta, perché sono già le 6-10. Quindi, siccome c'è un teleportino qua, io arriverei ad attivarlo. Almeno abbiamo il fast travel per tornarci. Qui cosa c'è? È l'ingresso? Mi pare. Dio, tutti insieme! Allora... non ci sono pareti da rompere, no. Ok, questo era semplicemente il segreto per prendere il frammento di cuore, perfetto. E allora possiamo cadere qua dentro e andare di là. No, devo farlo io. Continuo a pensare se è il gufo il cattivo del gioco. No, dai. In realtà è il gufo che vuole uccidere tutti. Intanto Paolazzi 92 si scrive per il quarto mese e ci scrive buonasera a tutti e buona live. Grazie. Ah già. Ehi, una rupia. Queste le posso rompere? No, non ci posso. Questo va di qua. Allora, che posto in ospitale? Ma c'è anche una conchiglia. No. Crollano Fuffy. No. Oh. Wow. Nice. Prima di prendere quel posto lì, fatemi vedere. Questo non si sposta. Lì c'è un teleportino, un altro teleportino. E allora andiamo a prendere questo, mi sa che... No, non c'era un cazzo. Questo. Ah no, si continuerà da lì sotto. Allora questo probabilmente è il segreto. E cadendo da lì sotto si va avanti. Oh, aumentami le frecce, dai, sì. Aumentami le frecce. Dai. Arrabbiati perché ti ho svegliato. Ehi tu, sì, dico a te, mociosetto, come oso interrompere il mio sonno? Adesso ti ripagherò a dovere. Ti maledirò con una faretra più grande per portare più frecce. Sei pronto? Vai, va bene. Te lo sei meritato, guarda quante cianfrusaglie sei condannato a portarti dietro, mannaggia. Sparisci e lasciami dormire, ok. Ma che succede se lo c'è? Qui c'è qualcosa. Beh, me le ha anche refullate. Quanto è bella sta cosa. Ma finalmente abbiamo 60 frecce. No. Ma quindi quella rupia? Allora, ora
possiamo scendere da qui. Mi confermate che questi sassi non ci posso fare niente, vero? Penso proprio che non ci si possa fare nulla. Troviamo una bomba, dai, troviamo una bomba. Ma secondo me... Là, abbiamo l'anima in pace. Yeah! Allora, qui c'è qualcosa di interessante, vediamo un po'. Ah, ma qui sotto c'è il coso che sbretta schifo. Sì, vai, pigliami qua. Dicevo, qui non mi sembra ci sia nulla, a parte quella roba da rompere. Non lo spacca roccia, giusto. Riflette? E quindi se gli lancio una bomba che succede? Che succede? Si spegne magari? C'è un esperimento? Io la lancio qui. Ok, un cazzo. Fantastico. Volevo levarmi il dubbio semplicemente perché di solito quando si trovano gli elementi così singoli è perché vanno poi usati. Boh, che nostalgia, il primissimo nemico. No, non volevo teletrasportarmi a nessuna parte, volevo solo attivare. E quindi volevo essere sicura. Intanto, qui sotto non c'è nient'altro. Mi sa che si scende e basta. Ah, tra l'altro un secondo teleport, perché quello grosso è qua. Però volevo comunque controllare. Sì. Tanto comunque ci vuole un attimo per tornare su. Sai mai che magari c'è una conchiglia che non porta a cuore. Fantastico. Allora, intanto Paul Zoro scrive il secondo mese, scrive: complimenti a tutti per quel che fate, siete migliori, grazie mille. Ora è quasi 8. Passiamo alla casa delle conchiglie, ma direi di sì. Ora che abbiamo il teleportino, direi di sì. Qua è tutto fatto, sì. Che bellezza. Sempre il dubbio di aver lasciato roba indietro, ma mi sembra che ormai siamo abbastanza. Allora, suoniamo la nostra canzone preferita e passiamo dalla casa delle conchiglie. E poi dicevo, io andrei a fare questa, no, quelle conchiglie, no, e questa, eccola qua. Dicevo, andrei a fare la parte qui sopra, così ci lasciamo il dungeon pulito per domani ed evitiamo di iniziarlo. Che bellezza, vai. Vediamo un po'. Leva in alto la tua spada. Ah sì? Ti sarà conferito un nuovo potere. Ah sì? Facciamo intento. Hai ottenuto una spada più potente, la spada di Colint. Wow! Scrivici sopra il tuo nome, subito! Ti abbiamo scritto sopra Onk. Quante altre ne abbiamo? Questa basta. Cosa fa questa spada?
Ora lo proviamo. Ok, aveva già calcolato anche le altre. Dobbiamo mettere da parte un altro po'. Wow! Che cosa? Oddio, che meraviglia. Oddio, che bellezza. No, non vale per le piante. Peccato. Allora, come ci arriviamo qua? Suppongo da qui. Quindi la cosa migliore è teletrasportarsi qua. Quindi facciamo prima un salto al villaggio. In An In-Between World ci potevi tagliare le distese di piante. Cavolo. Passiamo dal villaggio. Andiamo a vedere se c'è un'altra bambola da prendere al gioco alla moda. Bellezza. Che bellezza. Best power up di sempre. Se li piedi si balbero. Or dunque, sono un minigame e costano 300 rupie, ma va benissimo, era per non iniziare adesso il dungeon. Non voglio ritrovarmi di nuovo a metà strada come è successo con l'ultimo dungeon, anche perché questo è l'ultimo. Quindi voglio farlo. Merda. No, non ho tenuto premuto. Tanto chi se ne fotte, cioè qua ci spendiamo quanto c'è da spendere. Non ho problemi di soldi. Ma no, è da 3 giorni che mi tremo la faccia, però. Aiuto. Allora. Va bene, ci proviamo. No, ma dai, ma no. Ma ora si è spostata. Dai, prendila. Quanto è realistico questo gioco. Gli stessi santi, le stesse madonne a livello vero. Ora tra un po' le piattaforme la spostano fino a dove siamo noi. Allora, proviamo dal vaso. Dai. No, mi sa che la cosa migliore è prenderla proprio dalla pianta. Riproviamo, non perdiamoci d'animo. Me la spostano sempre perfettamente quando... però... è un po' mappata male, perché non puoi scendere... Io volevo prenderla dal collo, dal gambo. Però non puoi scendere abbastanza. Dai, non ti spostare ora. Dalla testa la prende. Andata. Ragazzi, è andata per forza. Voglio vedere. No, così è buggato, dai. Abbiamo trovato il modo. Passettina una volta. Sperando che mo il cuore non rompa il cazzo. No, sono troppo in là. Mannaggia.
colpa dei poteri forti, sì sì. Dai, si fa, sì sì, giochiamo ancora, non ti preoccupare, siamo ricchi. Però non è molto giusta questa cosa. Maledizione. Prima spostata dal vaso. È orientata proprio male, mo. Mappata proprio a cazzo. Posso dirlo? L'ho detto. Sì, vai, sì. Troppo poco. Devo usare di più. No? Andava bene? Andava bene? Dai. Dai, mi fa lo scherzo di prima. Oh. No, ma aspettavo non scendesse la rampa. Ok, no, grazie, basta. No, dal tubo ci avevo già provato. Non funziona perché il tubo è mappato alla stessa altezza del resto. Quindi non funziona. Dai, ci abbiamo speso giusto un centinaio di rupie. Sarà andare peggio. Sarà comunque andare peggio. Pipì. Un pochino di farmino, recuperiamo un paio di tentativi. Posso farlo con il boomerang, però non posso fare quella normale, vero? Beh, però posso metterli in co-op, boomerang e spada in co-op. Andiamo a mettere la pianta piragna al suo posto. Intanto il Kukui si converte da Prime a abbonato di livello 1. Ma che bellezza, grazie mille. E allora, qui c'è scritto pianta piragna e gliela mettiamo. Sì, sì, sì. Ce ne manca una. Se non ho buchi di memoria. Ah no, due. Due. Qui non dovrebbe mancarcene nessuno. Che erano due, una qua e una là. E ce li abbiamo. E non ce ne sono altri. Scusa, no, non volevo metterti in agitazione. Poi qua manca quella del Bau Bau. Ciao cano, ciao. Piccolo cano. E mi pare che ne manchi una. Eccola qua. Mi pare che ne manchi una nella casa con 20 miliardi di figli. Ma è tutto questo pollo? È il pollaio? Infatti mi ricordavo bene per una volta. Qui manca il marghibruco. Ok, quindi Bau Bau e marghibruco. Sondaggio best item secondario. Va bene Ferdi, facciamolo. Così sfruttiamo anche i nuovi sondaggi di Twitch. Vediamo chi vince. Poi vediamo se c'è un negozio qualcosa di interessante. Compriamo anche un po' di bombe. Lì continua a esserci uno spazio vuoto. Non capisco perché. Però vabbè. Dunque, di bombe ne prendiamo 10. Le frecce nessuna, perché tanto. Vabbè. Frecce nessuna perché siamo al massimo, mentre la polvere dovremmo andare a rifarla. Il fungo ce lo abbiamo. Quindi in teoria.
così ci facciamo anche una bella, un bel, come si dice, un bel refresh di tutto quanto l'inventario. Ci facciamo quella parte opzionale del minigame e poi siamo a posto per andare a fare l'ultimo dungeon. Ho preso la gallina. Quanto siamo? Va dai, no. Praticamente alla fine, tra gioco alla moda e ste 10 bombe che ho comprato adesso, avremo speso quanto? 50? Prima eravamo a 1000, ora siamo a 950. Cosa che dovete fare? Andare a fare la polvere magica, dobbiamo andare qua. E quindi sì, no. Che bello. Pollo non l'ho preso apposta. Che fighe le item, le polli qui, cioè, c'hanno anche il timer, bellissima sta cosa. Oh, come ti permetti? Come ti permetti? Lo so che non eri tu, però... Andiamo a farci fare anche la polvere. Allora, dopo la live di Spada e Scudo, un'idea di cosa fare mentre aspettiamo Animal Crossing? Non lo so. Fa crepare come si muove. Fantastico. Quanto siamo arrivati di polvere? 40, che è il massimo. Meraviglioso. Ora abbiamo il massimo di tutto quanto. Mi sento molto in pace con me stesso. Bellissimo sta cosa. Quindi ora prendiamo il teleportino e andiamo qua. Non volevo. Volevo stica. Devo fare questo. No, perché non lancio più? Perché non fa più lancio? Sì. Com'è questa storia? Perché la spada non lancia più? Funziona solo a piena vita. Fico, ci sta, mi piace, ha senso. Allora, amico rampino. Ah, ma hai preso un colpo perché non capivo. Dunque, qui non abbiamo mai visto niente, mi sa. Ti stuzzica l'idea di sfidare le discese torrenziali a bordo di una zattera? Se la risposta è sì, entra senza esitare. Non c'è ancora nessun record, provaci. E qui sotto? Cosa c'è? Suppongo di doverci arrivare da qua. Immagino che questa sia l'uscita. No! Ops.
Or dunque, ciao signore. Yo. Ehi là, vuoi farti un giro sulla zattera per 100 rupie? Va bene. Ci sono due modi per affrontare le discese. Nella grana raccolta lo scopo è fare incetta di tutti gli oggetti che trovi. Poi c'è la corsa contro il tempo, nella quale devi cercare di arrivare al traguardo il più velocemente possibile. Quale vuoi affrontare? Naturalmente la raccolta, ci mancherebbe altro. La zattera ti aspetta fuori, divertite più, non posso. Ok, è veramente un tiro. Posso anche salire qua, che fico. La zattera è questa? Ah, ma mi ok, posso dare giù anch'io? Immagino che per la corsa contro il tempo il rampino sia abbastanza utile. Allora, andiamo a prendere... Rupia! No, 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 no. It's complicated. It's complicated. Mi sa che ci devo fare un altro giro. Non sono neanche sicura che sia fattibile prenderli tutti. Al primo giro. Uff. Vado controcorrente. Vado controcorrente. No, dai, più di controcorrente di non ci vuole. No, non l'ho preso. Almeno quello, no, questo lo volevo prendere. No, fammi tornare indietro. Merda, quello a tempo lo farò mai. Ma aspetta, no, però lì sopra c'è uno scrigno. Aiuto. Come si fa? Fammi partire da qui. No, ora che avevo ricomprato tutto quanto. Quello che hai preso, la raccolta finisce qui. Vuoi provarci un'altra volta, va bene. Sì. Ah ragazzi, ha senso fare la corsa contro il tempo, cioè ci sono delle reward che hanno senso, se no non lo faccio. Voglio arrivare a quello scrigno. Allora, stavolta scendiamo tutto di qua. Tutto di qua. Tutto. Ma come si fa? Come ci passi da lì? Ma non ha senso! Ma è insensato! Ma anche lì come ci dovresti arrivare, non lo capisco più. Cioè, dove sono gli appigli? Cioè, una volta che sono qui, poi... Boh... Ma non lo so da qua. Però vai troppo veloce, ciccio. No, così, così. Vabbè, ma io voglio arrivare... Voglio arrivare... No, voglio arrivare... Voglio arrivare lì. Anch'io! Con 30-34 secondi è una conchiglia. No! Allora.
già perso lo scrigno. Che c'è ancora lo scrigno? Come ci torno? No, sono senza rapine. Posso attaccarmi anche gli alberi? Ma se tengo premuto cambia qualcosa? Io da su dove mi attacco? Cosa è il modo in cui io muovo l'analog, perché mi sembra che non cambia un cazzo di niente. No. Allora, questo e poi sopra. Dai, no, quasi. No, allora, fermo. No. Rage un botto. Rage tantissimo. Intanto ringrazio 8andreas9 che si iscrive per il sesto mese e scrive: ciao Chiara, bacioni a te, al Saido vi si vuole bene sempre. PS, anche se faccio parte del team Saidonia, sappi che ho scelto Pokémon Scudo come te, incarnando il giusto mix di luce e oscurità. Giustissimo, grazie mille. Forever. Non ci riesco. Non voglio spendere altre 100 rupie. Uffa. Maledizione. Dai. No, mannaggia la terra. Dio, non dico come. È estremamente impreciso il controllo via analog di questa cosa, mannaggia. A chi non dico. Cioè, se io voglio andare in un certo modo e posso farlo solo via analog e l'analog a volte capisce che cazzo vuole, io poi dove mi appiglio, mannaggia al clero, dove mi appiglio dopo? Mi va a canicattì, mi va il rampino. No, devi andare su! Dio lo posso dire. No, cazzo, no, torna su, no, cazzo, no. Cazzo hai fatto? Dio! Dai! Ma perché non ti attacchi? Ma perché?
Ti odio. Mi piacciono per niente i giochi così, mannaggia. Guarda, questo è esattamente il tipo di giochi che detesto. Queste cose mi fanno passare la voglia di giocare, le odio con tutta me stessa, le odio un botto, ma proprio tantissimo, ma le odio tanto, ma tanto, 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 ma proprio tanto. Dio. Un culo, va. Sta musichina nel cazzo nelle orecchie poi. Intanto grazie mille a Coma Phoenix che regala ben 5 sub che vanno a Il Maligno Official, Espio 93 Ita, Gregorio Bonnin, Gauss and Roses e Gnouhu. Grazie mille, perdonami la morte nel cuore con cui te lo sto dicendo, ti assicuro che sono molto felice per questa cosa, un po' meno per chi si è inventato questo gioco del cazzo. Non tutto Link, questo mi è il gioco del cazzo. E grazie anche a Ikita che scrive per il quarto mese, grazie mille. Mannaggia, non voglio proprio spendere altre 100 rupie, mi gira un po' il cazzino. Pensare di spendere altre 100 rupie per questa merdata, anche perché mi auguro che non sia una cosa del tipo, sì, vai a prendere il... E prendere lo scrigno e la rupia da 50, perché lì sarebbe veramente... Da porca puttana. Guarda, era stupito. Che cazzo ho fatto salire di sopra? Dio, quello di Jojo, avete presente? Mi sta un botto sul culo, quello lì, proprio lui, Dio Brando, quanto lo odio. Perché non ti attacchi? Perché c'è il dislivello di quanto c'hanno la mamma veramente stronza. Fanculo. Che palle. Questi inutili che li prenda, perché tanto ho fatto il pieno prima di venire qui, ma non ho capito perché non hai saltato abbastanza, perché sei figlio di troia veramente. Boh, salta come cazzo vuoi. No, vabbè, basta. Lì ci puoi arrivare almeno qua. No, non a caso. Non penso che avrà voglia mai più, ma tipo proprio mai più. E questo qui è il posto che sbuca dall'altra parte, io suppongo, e mi auguro. C'è qualcosa di sotto? No. Almeno questo. Fanculo. Allora, intanto Luxas 21 si scrive per il secondo mese, ci scrive: condivido pienamente lo sclero, Chiara, buona fortuna, spero di potervi incontrare in persona prima o poi. Grazie mille. No, guarda, io non sono proprio capace. Mi dà un sacco fastidio sentirmi inabile, però non sono capace, non ce la faccio. E Federico Morlacchi si scrive per il secondo mese, scrive: vi si ama, grazie mille.
E allora quanto manca? Quanto siamo? 228. E allora arriviamo all'ingresso del... Vai lancia, vai lancia, vai lancia. Oh, ciccio. Hello? Vai. Dicevo, arriviamo all'ingresso del dungeon. E salviamo lì. Allontaniamoci il più possibile, sì sì. Assolutamente. Che ci dici, nonno? Allora, che è successo è... La testa della tartaruga di pietra ti blocca la via? Forse se ci soffi un po' di vita sopra magari si muove. Vabbè, ok. Vai, 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 uccidimi, vai. Haha, quanto è bella sta cosa. No, non mai. Voi che fate? Io. Allora, la roba di vita è questa. Giusto? Signora tartaruga. Oh no. No. Dio, sta cosa deve lanciare le bombe. Che odio, che odio. E non puoi scegliere. A me serve appoggiarla adesso in questo momento. Ora però ti posso prendere la spada, dai. Pare più un coccodrillo però, per quanto ho fatto. Prendiamo lo scudo. Bello, ho preso danno dalla mia stessa bomba. Se provo a prenderti con una freccia. Boomerang. Ti lascio una bomba lì sulla traiettoria. Un attimo. Ah no, ok, banalmente, metti più gli spadate quando abbassi. Ok. Capisco perché ogni tanto riesco a pararmi con lo scudo e ogni tanto no, ma ok. Oramai, ma va bene.
Intanto White Dead 01 si chiama prima volta, grazie mille, benvenuto, benvenuta. Oh, fata sì, il fata, no, perché l'ho buttata? Io una fata! Ok, l'ha preso. Fighissimo. Rocca tartaruga. E ci siamo, e questo è il dungeon. Fighissimo. Allora, qui salviamo. E qui ci fermiamo, va bene. E qui ci fermiamo. Ragazzuoli, dopo aver constatato che la mia abilità con i minigame continua a essere pari a zero, io vi ringrazio per essere rimasti con me oggi pomeriggio. Ringrazio anche Matte Cono che si abbona nel sesto mese, grazie mille. Vi ricordo che stasera alle 8.45, sempre qui su Twitch, c'è la live di Colosseum, una delle ultime live, così come anche questa è una delle ultime live per Link. Long ritorna domani con l'ultimo dungeon. E poi abbiamo martedì sera, come slot per l'ultima live, in modo da riuscire a chiudere questa serie prima dell'inizio delle live su Spade e Scudo. Vi ricordo anche che dal day one, dal 15, ci saranno gli streaming dell'Internazionale di San Paolo, ma non su Twitch, saranno sempre su YouTube. Quindi, vi ringrazio, mando un bacione. A chi lo facciamo il ride? Uno degli ultimi ride in cui potete andare a scrivere long alla gente. Chi raidiamo? Chi c'è? Long rimarrà un'istituzione, giustissimo. Allora, se fa una bella serie sugli Zelda, Long continuerà ad esistere, è vero, c'è Sedonia in live, ho. Moccia Osbeku. Vai, radiamo Moccia. Come si chiama il canale? Per Long vuoi finirlo al 100% o no? No, raga, c'è troppo poco tempo ormai prima di Spada e Scudo. Così. E lui? Penso proprio sì. Perfetto. Allora, ragazzi, andate a salutare il Bondario, scrivetegli long da parte mia. Io vi ringrazio, mi rimetto al lavoro, vi ricordo che stasera c'è la live di Colosseum, un bacione per essere rimasti con me, buona serata, ciao, grazie Alistair Bain che si abbona per il primo mese, benvenuto in calcio d'angolo, grazie mille.